Questo programma contiene linguaggio volgare e riferimenti sessuali espliciti. Dopo una notte di arrabbiature e di gente indecisa, le celebrity si svegliano con un'atmosfera diversa in villa. Stai bene? Sì, sono distrutto. Una serata estenuante. Ieri sera Marissa ha dato della serpe a Lorena. La colazione stamattina sarà orrenda. Preferirei stare a letto, ma devo affrontarla. Ci sarà anche un'aria gelida nella villa stamattina, ma c'è qualcosa di decisamente caldo nel mio letto. E parlo di questo bellissimo uomo muscoloso, Ashley. Ho fatto tante di quelle coccole al cuscino stanotte. L'ho messo così e me lo sono abbracciato. Ah, che tenero. Io sono una coccolona. Perché sei dei pesci, siamo coccoloni. Sei dei pesci, anche mia madre. Tu che segno sei? Sagittario. I sagittari sono traditori, ma... No, non è vero. Lei è bravissima. Tu siamo dolci e ci facciamo calpestare da tutti. Anche David è sagittario, quindi non dire cavolate. Oh, davvero? Sì, ma ci sono diversi tipi di sagittario. Non dire cavolate. Dipende se sei nato il 10 dicembre o il 12 dicembre come me. Stai bene? Sì, sto bene adesso. La situazione di ieri è stata imbarazzante, ma è normale in un'esperienza come questa, no? Sono sicura che saremo tutti imbarazzati. Credo che la serata di ieri sia stata molto imbarazzante in generale e personalmente non penso che tocchi a me parlare con Miles. Se vuole parlare con me, sa dove trovarmi. Non discutere con nessuno stamattina. No, tranquillo, tranquillo. Era una bellissima giornata, ma poi è diventata una schifezza, vero? Sì, effettivamente. Ieri sera è stato un disastro. Sono felice che sia finita. Possiamo dimenticarci tutto e goderci una bella giornata? Sì. Resteremo qui ancora poco. Sì, buona fortuna. Eccola che arriva. Ecco che arriva la regina. Non c'è bisogno di dire che sono la regina. Ciao, Marissa. Hai ottenuto un posto. Tutto bene. Buongiorno. 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 Tutto bene? Sto bene, ma sai una cosa? Voglio parlare chiaro perché voglio togliermi un peso. Ok. Trovo davvero offensivo il modo in cui voi due vi comportate in questa casa. Avrebbe potuto chiedere scusa, ma evidentemente preferisce litigare di nuovo. Non ho mai conosciuto due persone, due che dovrebbero essere adulti, sentirsi così superiori agli altri, atteggiandosi come è se fossero così. I padroni. Sì. Ok, allora perché ti offendi? Siamo i migliori dell'Essex. Ma voi non siete i migliori, non siete migliori di se nessuno. Se c'è qualcuno che si sente superiore, quella sei tu, tesoro. Non fate che dire che siamo tutti invidiosi di voi. Che cosa pensate di avere voi due che mi renda invidiosa? L'unica cosa che abbiamo più di voi è l'amore. Ecco cosa. Ma nessuno vi invidia per quello. Tu ti innamori di chiunque, ovviamente, a giudicare dai tuoi ex. Ma che problema hai? Che problema hai? Che problema hai tu? Smettila di andare in giro sentendoti come una cazzo. Ecco di perché sei sola a 35 anni. Se una formica strisciasse qui e dicesse: ehi Lorena, voglio sposarti, tu diresti: ok, perché sei disperata. Scusa? Hai sentito benissimo, sei una disperata. Non voglio più ascoltare questo. Brava, vai in giro ad atteggiarti come una principessa. Senti, senti, tu non hai classe. Basta, basta, ragazzi. Te lo dico chiaramente, basta, non sei migliore basta, di nessuno, amore. Basta. Brava, voglio piangere. Joy e Lorena adorano parlare male di tutti, ma quando la mano gira e tocca a loro, non lo sopportano. Ma guardati, guardati, brutta. Esatto, guarda, sei tu che invidi maestro. Amore, andiamo. Ma non prendertela con me, sto cercando di portarti via. Oh. Rilassati, che... Non merita la mia attenzione. Sì, Marissa, sono migliore di te e per questo motivo non ti dirò più mezza parola. Guardati, non hai classe. Stavi esprimendo bene la tua opinione. Perché sei scesa al suo livello? Perché non voleva chiudere la bocca, Giorgia. Lo so, ma... In fin dei conti pensate tutti la stessa cosa, solo che io lo dico chiaramente. In questa villa siamo tutti uguali e a volte Joy e Lorena vanno in giro pensando di essere entrambi intoccabili. Non me ne sto qui a far finta di essere carina con la gente che non fa che parlare male di tutti. Preferisco dire ciò che penso. Non voglio avere più niente a che fare con loro. Perché non mangi una salsiccia? Mi sembra la soluzione perfetta. La colazione è stata un vero massacro. Io volevo solamente un omelette.